Ok, allora ricominciamo. Secondo me una cosa interessante da fare adesso è capire che succede a Paolo, che è l'ospite, l'ospitante, come si dice? Sì, cioè, questa cosa in italiano non va. Ok, chiamiamolo ospite. Guarda, anch'io ci ho messo anche per DJ questa cosa. Ma adesso ce l'hai fatta. Lost. Non ci vediamo Sai che cosa? Probabilmente noi metteremmo, io metterei questo qua perché da qua, cioè, se vogliamo trovarci ad avere una corrispondenza temporale, quando Filippo si informa e vede sulla mappa e trova la casa di Paolo, Paolo ha già fatto una serie di operazioni che non sono parallele a queste. E sono probabilmente proviamo a usare un altro colore. Questo è diverso? Sì. No, facciamo verde, va che è Però questi non completamente. sono post-it, non so quelli. Questi qua non sono post-it? No, questi no. Devi usare questi rosa, Questi rosa. gialli, questi verdi qui. Ok. Innanzitutto anche facciamo così, che in un mezzo di comunicazione qualsiasi. Ok, Paolo riceve un'informazione sulla possibilità di fare, di creare questo servizio. A proposito, non abbiamo deciso se vogliamo dargli un nome. Sarebbe meglio dargli un nome. Sì. L'astrico può darsi che porti male. Carnevale sul lastrico, per esempio. Cioè, se ci mettiamo adesso ci possiamo stare anche telefonici, magari la mattina quando ci laviamo i denti ci viene. Se per il momento lo chiamiamo carne map. Come i titoli dei film di lavorazione, Sì. perché poi ti tolgo i soldi. Carne map. Va bene. Allora, Paolo prima prende informazioni sul servizio. Poi abbiamo detto, probabilmente la cosa che vorrà fare è capire che tipo di supporto può prendere per questo servizio. Se una volta che lui decide o è interessato a entrare, a dare il suo balcone sul terrazzo per la cosa, avrà probabilmente bisogno di una serie di informazioni di supporto. Checklist, quelle che abbiamo detto Sì, prima. ma più orientate alle criticità, Sì. cioè come Paolo si porrà delle domande critiche. Perché al momento si dice figa sta cosa, E poi comincia però. a pensare, cioè che probabilmente all'inizio la cosa che veramente cioè per intuire gli aspetti positivi in maniera anche intuitiva, poi quando innesterà diciamo, il ragionamento razionale. Comincia a farsi domande sulle criticità e quindi cioè, ti manderà una mail che sarà una mail tutta sulle Difficile. domande difficili, diciamo, cioè, quindi Sì, poi cioè, il punto di touch point, il punto di incontro sarà la
la costruzione delle FAQ. Sì, no? Sì, esatto, delle frequently asked question, che è per esempio come faccio a mettere il mio balcone online, cosa devo fare, devo pagare, devo ricevere io il pagamento, devo pagare qualcosa a qualcuno, quanto tempo deve stare il mio ospite in casa, come mi devo... Sì. Sì, può anche darsi che Paolo abbia ricevuto queste cose da... Sì, sì, può essere che appunto riceva... Visto che hai tanta voglia di ospitare, ospitarsi. Io Paolo... Vediamo se è proprio... Paolo, l'immagine che ci ho messo di Paolo di oggi dopo, no? Io passo lì, suono, dico Paolo... dall'altra parte, saresti interessato a fare sta roba? Esatto, 2.0. Non può far bene, ma come plastico. Plastico 25. Vagamente educativo. Allora, può fare, diciamo che... Allora, diciamo che il supporto information, come si dice, il supporto informativo viene o dall'internet o dal telefono, oppure bussa alla porta e ottiene l'informazione direttamente. Dopodiché lui incomincia a preparare il materiale, cioè per esempio si prende una foto, le foto della... del suo balcone, dal suo balcone. Dei carri che... prepara o insomma foto, ho sbagliato, volevo fare in verde i touch point, come abbiamo fatto qua, invece mi sono dimenticato, vabbè. E poi mette le foto su internet. Prepara foto o info. Cioè, si fa le foto... Fa quella foto con la banana che abbiamo detto prima, sì. Dice quanti costi c'ha... Sì. E poi mette l'informazione su internet. Probabilmente fra le varie cose che lui potrà fare è anche informarsi su su servizi accessori tipo il catering e così via. Sì. Sono parli del terrazzo. Cioè perché tu vedi, cioè, sponsorizzato anche la versione attraverso le case. Questo supporto per mettere striscioni. Cioè dentro qualcuno c'è gente.
sì. Con 40 minuti. Cioè, chi studia in questo corso inizia qualcosa. Adesso non lo fa nessuno. Però diciamo che questa qua, diciamo che lui ha dei servizi accessori, probabilmente ci saranno anche dei contratti o degli agreement che avrà con questi servizi accessori, per cui ci sono, per cui lui potrà dire, potrà mettere tutte queste informazioni. Questo forse prepara foto e info, sono parte di questa parte qua. Cioè, al momento in cui Filippo va a cercare l'informazione, Paolo ha già fatto tutte queste cose qua. E questo è il primo punto di incontro. Cioè, qui queste cose qua sono in mezzo. Cioè, praticamente sulla mappa si vede la casa di Paolo e si vede se Paolo ha immagini, se offre servizi come il pranzo, catering e così via, o altri servizi che non saprei, informazioni e così via, e wifi, non so che altri servizi potrebbe essere che lo va a prendere alla stazione o qualcosa del genere, e se c'è il wifi. E questo è il tipo di interazione che c'è fra questi due. Se non ci fosse il muro, io qua ci disegnerei una freccia. Magari lo facciamo. Forse questi sono anche abbastanza economici, perché sono le carte di grandissima qualità. Però tra l'altro adesso ho preso, esiste una cultura lavaggio, che tu dipingi un muro, se ti ancora trasformando una parete, che è una superficie di lavaggio, che Sì. Usare un cassetto, quindi la parete lì sulla destra, cosa su meno e poi il lavaggio. Perché ci sarà il calendario di tutti gli eventi. Sì. Che faremo. Mio fratello, no. Sono aggiornabile sempre, modificabile, mese per mese. E poi potrà scrivere alcuni voti. Cioè, mio fratello ha trovato la carta da disegno che ci avevo io quando facevo l'università, che era nello studio di mio padre. Se non gli serve te la può dare, perché sono bei fogli grandi, così grandi. Di quelle, le carte ti ricordi la carta lucida? Sì. Devo chiedere se gli serve, ce l'ho nello studio, l'ho visto l'altro giorno. Sì, in realtà dubito, perché adesso non credo che ci sia ancora qualcuno che si metta a fare i progetti con la carta da lucido. Sì, io così li facevo. Va bene, quando il... Da qua in poi, cioè da qua fino a prima del servizio, probabilmente non succede niente a Paolo, nel senso che il pagamento non riguarda Paolo, probabilmente ci sono nel contratto qua, in questo contratto qua prevede un contratto sia con il servizio di catering che con il gruppo di mediazione, cioè questo probabilmente è qualche cosa che si svolge fra Paolo e questo qua. Magari cominciamo a mettercelo, perché magari non abbiamo tutto il tempo per farci sì. Come lo possiamo chiamare? Cioè qua è,
come si dice, enrolling, come si dice, quando, praticamente questo contratto serve per il gruppo di mediazione, tu per entrare. Esatto, accesso al servizio. Come si dice, accesso al servizio? Sì. Inclusione nel servizio, no, accesso. Il gruppo di mediazione lo facciamo con uno, lo facciamo con i capellini. Dove è lo scotch? E quindi sono questi qua che gestiscono poi, che poi gestiscono il pagamento e che hanno a che fare poi ancora una volta con quei settori che stanno qua, che sono, che ne so, la banca o il sistema di booking system. Una volta che... Perché se io fossi questa organizzazione che decide di essere il gruppo di mediazione, non mi preoccuperei assolutamente di come il pagamento, di come accettare il pagamento. Queste sono tutte cose che sono già, cioè online trovi già un booking system, cioè vai alla banca Sella e la banca Sella ti accetta il sistema di booking, o PayPal per esempio. Perché secondo me è un attore esterno che detta delle leggi, cioè nel senso che, per esempio, se non hai una carta di credito, non una cosa su PayPal, non l'accetta. Per cui è un attore esterno che detta delle leggi, sono loro stessi che danno il pagamento, diciamo che il pagamento funziona. Che succede? No, vabbè, le monete mi sono venute male. Questo è qua. Speriamo che poi si staccano senza rovinare il muro. C'è dato qualcosa nel microfono? No, funziona bene. Thank you.
Beh, probabilmente quello che succede è che dopo il booking system, come si chiama, Paolo riceve una riceve un avviso che c'è un ospite. Cioè, che lui c'ha, se lui c'ha tre posti, per esempio, riceve un avviso che un posto è stato prenotato. E questo avviene tramite il booking system, molto probabilmente. Faccio in inglese perché in questo momento mi viene in inglese. Notification del booking. Che cos'è quello? Accesso? Ah. Ma è un sospetto che sta applicando questo. Una volta il giorno della sfilata, Paolo può andare a prendere la persona al car park oppure la cosa, oppure comunque lo accoglie a casa. Facciamo magari per semplicità, poi possiamo anche vedere le modalità per questa cosa qua, altrimenti per semplicità possiamo vedere che cosa succede quando... Sì. Ecco, Paolo riceve probabilmente con, assieme alla notification, riceve anche un decalogo delle cose. Oh no, quello è. No, questo è veramente è coso. È Filippo che riceve il decalogo al momento del booking. Però lui aspetta, allora sì, lui lo diceva, però devo scrivere che qualcuno lo prepara. Ma quello è un documento standard che può essere preparato da questi qua all'inizio. Sì. Però, magari metti un altro in giallo, un altro. Sì, probabilmente cioè qui c'è cioè lui, preparazione del decalogo. Sì, qua probabilmente prima ancora che Paolo entri ci sono una serie di cose fatte. Qui sono qua. No, ma io direi addirittura che questo qua andrebbe bene qui, però c'è cioè, una cosa, un elemento di interesse per il decalogo, magari fanno insieme. Può darsi che lo fanno insieme, ma probabilmente è una cosa probabilmente fatta insieme con gli ospiti, se tu consideri Paolo come qualcuno che entra in un sistema che già c'è, questo decalogo già c'è. Comunque possiamo metterlo qua e mettere e concordare. Sì, posso mettere il mio non so. Sì. Può essere qua oppure può essere qua nel contratto quando si fa un contratto. Le regole di condotta. Tu dici prima. Può essere qui perché
questi qua probabilmente avranno bisogno di parlare con persone come Paolo per no, vabbè, se Paolo si come si dice, accede dopo, probabilmente questo gli verrà consegnato qua con il contratto. Quando entri in casa, no, quando entri in casa c'è anche il decano, dove l'abbiamo messo? Booking. Eccolo. È qua. Però lì ti arriva, c'è lì il momento in cui è un posto già fatto che arriva. Lo finisci, lo fa. Qui ti arriva, il primo quello lo fa. E secondo me devi ancora aprire questi altri insieme a due o tre di loro. Sì, io vuole stare lì perché. Poi gli altri si adeguano, no? Sì, sì, vuole stare lì perché diciamo sta subito, quindi diciamo. Ho capito subito. Paolo offre il servizio, quando dice offre il servizio in genere fa tutte le cose che sono abbastanza pedanti, come si dice, sappiamo cosa fa, gli mostra il balcone, gli mostra dove è il bagno, gli dà indicazioni, fornisce informazioni. Probabilmente dà anche informazioni accessorie, tipo non solamente sul servizio, ma sul carnevale che è vecchio 500 anni, su chi è quello che ha fatto il carro, se c'è la cosa, se ci sono delle allusioni alla politica locale o alle cose locali, cioè dà tutto, è proprio il motivo per cui Paolo è il valore aggiunto che questo servizio deve offrire a Filippo è in questo momento qua, cioè potrebbe essere anche una visita guidata, cioè nel senso c'è una guida che con cui tu ti fai quattro appartamenti. Questo potrebbe essere e parte questo potrebbe essere parte di questo potrebbe essere parte di questo tipo di servizio, il turista nomade, perché in questo caso, oltre alla carta che, c'è, che è media, c'è anche qualcuno che è media personalmente. E poi appunto ci sono snack, food, information e così via. Dopodiché si salutano tramite, diciamo, questo è un tipo di interazione bla bla bla. Anche questa è un'interazione del tipo personale tra questi qua. E alla fine fornisce anche lui il feedback su l'ospite. Quindi questa è la timeline della cosa. Se volessimo mettere una si potrebbe anche fare una sequenza temporale per la timeline, nel senso che questo potrebbe essere andare da una settimana a tre mesi, mentre questo qua potrebbe essere una cosa che si fa una tantum e poi dura per tre anni o cinque anni o per quando, fino a quando Paolo intende offrire il servizio, cioè possiamo anche mettere appunto una timeline qua. Questo è qualcosa che avviene in otto ore e questo è qualcosa che avviene in tre giorni, una settimana, due settimane. Dopo due settimane non credo che qualcuno si ricordi più e fornisce il feedback.
prima di queste cose, appunto, cioè, possiamo andare a vedere che cosa fa il gruppo di mediazione. Il gruppo di mediazione si occupa della scrittura, della redazione di tutte le informazioni. Fornisce tutte le informazioni sul servizio, poi garantisce l'accesso, dà accesso a Paolo al servizio. Una volta, diciamo, nella parte naturalmente prima che Filippo o Paolo entrino nel servizio, progetta tutta l'interfaccia su web. Costruisce la piattaforma. Questo però avviene prima di tanto. Sì. Il primo anno, poi dopo viene. Sì, c'è la maintenance normale della piattaforma. Ha fatto la rovescia. No, poi magari è possibile che questo decalogo sia diverso da quel decalogo là, e questo decalogo qua contenga anche delle indicazioni di questo genere. Per esempio, glielo devi dire agli amici, per esempio dice, sì, venite, però sappiate che tre persone stanno qua che pagano, magari sono simpatiche, vengono da New York a vedersi la sfilata e così parlate inglese con loro. Glielo spiegate voi che succede a Carnevale, anzi magari io invito qualche amico che ne sa di più di me e così dà delle spiegazioni. Cioè, conosce meglio l'inglese, sì, c'è la full immersion del tipo dentro una specie di famiglia. Cioè, la cosa divertente secondo me di questa cosa qua, di questa iniziativa qua, è il fatto che se io fossi un turista mi ritroverei in mezzo a un ambiente locale, con tutte le implicazioni che questo ha, nel senso
capisco, cioè sento che cosa c'è nel loro comportamento, nelle nuances, come si dice, le sfumature del discorso, l'umorismo che ci può essere. Possono piacermi, possono non piacermi. In genere, se io accetto questo servizio, vengo per curiosità e quindi me ne faccio piacere. Ma sì, è così, un però bisogna stare attenti, perché noi diciamo prima è una cosa per famiglie. Allora ipotizzi una situazione di tranquillità, o comunque anche se della famiglia, magari la famiglia, io per esempio se andassi io, certo, vorrei conoscere più gente, ritrovarmi in questa situazione, sì. Tanto più che va da carnevale, magari invece una famiglia appunto vuole essere lo spettacolo, vuole essere un attimo più tranquillo, infatti fa questo tipo di giocare. Poi vai, dice, c'è tanta gente, per carità, magari non succede, magari è sicuramente una cosa positiva. Però questa cosa può essere un punto di forza per il giro contrario e può essere anche l'elemento descrittivo di quello che stai andando a trovare. Cioè, nel senso, tu, l'importante è che il gruppo di mediazione, quando prende il balcone, no? Prende la relazione con quelli, si fa fare una descrizione anche di chi c'è, di chi immagina che ci sia, se è più famiglia o se è più gruppo di amici, se è più giovane o così, allora lì mette anche il questo profilo, questa informazione. Sì. E tu hai una variegata, se stiamo dicendo, perché magari risponde di più altri profili, no? Quindi la famiglia la mandi alla famiglia per dire la persona giovane la mandi da quello singolo, quello giovane, quello si vuole divertire, fai tu proprio quell'operazione di... Sì. Poi non so se lo devi fare tu o lo devo fare sempre loro, tu basta che metti il profilo del balcone, diciamo così. Della famiglia balconata ci metti il profilo. Però... Probabilmente questo è il profilo, io ho scritto qua profilo perché appunto è il profilo che può essere sia delle parti funzionali che delle parti sociali, cioè io sono ho una famiglia, ho mia nonna di 90 anni, due bambini e così. È così. La diciamo, customizzazione, no? Della cosa che tipo bike friendly oppure sì. Non so, no smoking o child friendly oppure gay friendly, sì. Ormai si sente tutto sul mondo del turismo, noi che dobbiamo arrivare lì, stiamo parlando di cose piccoline, sì. Però se tu metti il profilo già un po' si sceglie da solo, no? Sì. Magari probabilmente nel momento in cui c'è il booking, come si chiama, Filippo anche dà delle indicazioni, dice vengo con due bambini, sono vegetariano, vorrei fumare o sono gay. O... Però quella roba lì si scelgono sempre da soli loro oppure deve avere un ruolo anche... Secondo me metti il profilo e fanno da sé, perché altrimenti tu dai a queste persone la responsabilità. Dove stanno? Sono caduti. Dai a queste voi matchate. Sì. Però puoi mettere questi iconcini in più, tipo, no? Di immagini. Baby friendly, sì, fumatori, non fumatori, sì. Cose del genere. Questo lo puoi fare, e anzi è un sistema abbastanza aperto, anche da un baby friendly, di Fumo, baby, gay e così via. Poi invece qua...
Eh? Non ho capito. Internet, ah sì, sempre. Sì, droga, internet. Mentre qua, e questo potrebbe essere appunto, magari è facoltativo, però un pezzo di freccia. Aspetta, volevo fare così. Sì, infatti, fatto apposta. Ah. Facciamo così. Un'altra cosa, ora ce ne saranno migliaia di cose, noi possiamo continuare all'infinito, però un'altra cosa che secondo me va segnalata è quello che il gruppo di mediazione fa durante la cosa, perché per esempio supporto in genere, cioè assistenza, non so, per telefono, eh no, di nuovo al contrario l'ho fatto, uffa. Assistenza per esempio a Filippo quando arriva, che può essere un'assistenza via telefono oppure via mappe per esempio, o, cioè può essere la mappa. O telefono. E ce la mettiamo qua. Oppure ci può essere un altro tipo di assistenza che viene offerta a Paolo durante il servizio, che sempre può essere un servizio di assistenza via telefono, però per esempio mentre dicevamo prima il bagno, ci potrebbe essere qualcuno, ci potrebbe essere una compagnia, cosa di pulizie che si occupa della pulizia, come si chiama, quindi potrebbe essere, magari questo Paolo paga un pochino di più, però a qualcuno che va e gli pulisce la casa e fa in modo che la casa sia pulita. Specializzato nell'eliminazione con le angoli. E infatti non è solo il panno, eppure c'è un panno sulla dietro. Ci sono anche popolari. Pulizia. Oppure semplicemente informazioni o assistenza tipo... Quello, cioè, la polizia è importante perché magari può accadere che uno che ospita, poi magari da noi dopo dice no, vabbè, la spesa non va in presa, Certo, bisogna capire chi è che lo paga questo servizio. Lo pagano questi qua, in questo caso il servizio diventa abbastanza costoso. Oppure lo paga Paolo o lo paga la metà, non lo so. Cioè, in effetti, in genere, quando un giorno solo non conviene, per il bed and breakfast, l'ho avuto pure, cosa, una casa vacanza. Cioè, quando devi venire una persona un giorno solo, non conviene. Perché paghi, quindi forse è meglio smezzare.
Però potrebbe anche essere che questa, che si trovi una soluzione per cui quando Paolo, quando c'è il dopo, Paolo vede che la casa sta proprio nella latrina e allora chiama il gruppo di assistenza, il gruppo di mediazione e dice: mandatevi qualcuno perché non ce la faccio da solo, c'ho da fare, domani devo lavorare. Oppure lo prenota dall'inizio, cioè questo dovrebbe essere. Il discorso che ci stiamo parlando di una casa di una persona domenica, quindi è difficile che durante il carnevale, quindi c'è la zona di polizia, dove venire la domenica pomeriggio in pratica. Sì. Perché magari un giorno deve andare a lavorare, cioè c'è bisogno di Come si può creare anche una situazione di cooperativa di tecniche, sono in alcuni. Sì, sì. Si può creare delle... Vabbè, queste andrebbero più giù, insomma, bisognerebbe metterle un pochino più allineati, perché alla fine quello che viene fuori è appunto questo qua che è, assomiglia un pochino a quello che deve essere un blueprint di un servizio, cioè abbiamo un front office che è questo qua, cioè questa la possiamo chiamare la linea di visibilità. Questa è quello che Filippo vede, sì, è l'esperienza di Filippo. Esatto. E questo è il back office dal punto di vista di Filippo. Dal punto di vista di Paolo, il back office inizia da qua. In genere quando si parla di blueprint e si organizzano in questa maniera non c'è veramente un front office e un back office, perché semplicemente sono un allineamento delle varie prospettive, la prospettiva del cliente finale, la prospettiva dell'altro cliente finale, in questo caso ce ne sono due, e dei vari gruppi di mediazione, del booking, e probabilmente ce ne stanno altri. Potremmo anche considerare appunto questa compagnia, questa azienda di servizi, che il catering per esempio, non l'abbiamo messo, ma dovrebbe esserci il caffè, se fossimo in Turchia ci sarebbe quello con il vassoio con il tè, che se ne va in giro per le case a offrire il tè alle persone. Cioè, questo è più o meno il blueprint di questo servizio, almeno per quanto riguarda questo primo modello qua. Per quanto riguarda gli altri modelli, ora sono le 4:15, tu probabilmente fra poco devi andare, probabilmente quello che farei io è cercare di capire queste cose qua come funzionano adesso, nel senso, per esempio, che tipo di scenario potrebbe esserci nel momento in cui, qual era il terrazzo in questo caso qua, oppure in questo caso qua? Ciao, piacere di averti conosciuto, speriamo di fare qualche altra cosa insieme. Ciao. Deve essere capire come finisce, fate due foto, no, deve essere capire come continua, non so come finisce la mappa, come finisce oggi. Ciao, ciao. Dicevo, rispetto a questa qua, appunto, nel caso in cui Filippo invece di essere un turista con bambini fosse un turista nomade, per esempio, probabilmente un turista nomade non ha bambini, perché spostarsi con due bambini a carnevale da un balcone all'altro probabilmente è un bel fastidio. Però come turista nomade ci sono delle variazioni, per esempio la carta d'accesso, o appunto che cosa implica la carta d'accesso. Che cos'è la carta d'accesso? È una carta veramente? Oppure è un codice su un computer, su un telefonino?
per cui tu sai che c'è quel codice, che verrà qualcuno con quel codice e tu lo accetti. E quindi è un'application, per esempio. Come devi preparare il terrazzo? Abbiamo detto, abbiamo visto prima con Nino il fioriere o la, come si chiama? Diciamo quello che bisogna progettare in genere sono appunto una volta che abbiamo l'interazione fra le persone, fra i vari attori all'interno del in un blueprint, quello che è necessario capire adesso è come avvengono, quali sono, come sono organizzati questi touch point che sono poi gli elementi dell'interazione. Cioè questo qua è un touch point molto aleatorio, cioè questo è due persone che si parlano, va bene, però tante volte cioè, alcuni servizi arrivano addirittura a definire lo script, cioè quali sono i tipi di informazioni che si possono dare a due persone, la sequenza temporale degli argomenti che si affrontano, che si affrontano. La stessa cosa vale per il contratto, naturalmente, la stessa cosa vale per il pagamento e così via. Io sto facendo una stima dei costi. Sì. Ma il numero di sono 2000. Sulla base di che cosa? Questo è il primo segmento del corso. Sì. Quindi come sono fatto? C'è la sala destra, i palazzi normali, la piano. Sì. Quindi una file di balconi e un terrazzo. Invece così si è un palazzo grande. Con tre file di balconi minimo. Sette file. Sì, quello. Allora questo segmento è lungo 95 metri e sviluppa 486 posti considerato balconi di pietra con 4 posti veramente ampi e gli altri invece per i balconi sette posti diciamo molto comodo. È considerato i terrazzi, quindi tutto lo sviluppo dei terrazzi sono 95 metri, in ogni caso sono enormi palazzi molto lunghi, nell'altro sono 4,5 palazzi il terrazzo, considerato 60 da un lato, 60 dall'altro, ma mantenendo piuttosto basso, sono sviluppo molto ampio. Sono quasi 100 metri, sono un metro e mezzo per persona, considerato che non c'è una seconda fila. Mentre sui terrazzi una seconda fila ci potrebbe benissimo essere, sì, perché sono quelli che non gliene frega niente la sfilata, sì, che diciamo molto così anche perché magari considerato un modulo potesse essere più o meno verificato per tutto il video, però siccome questi 480 vengono da 290 che sono sviluppati sulla base alta e 780 sviluppati su quelle basse. Quindi quando fa una media con le altre che hanno fatto le basi alte sono solamente sul percorso, sì, e ho valutato che anziché stare sui 486 che sono una media fra 80 e 300 su quei lati, considerato 200 persone ogni 100 metri. Sì. Dicendo in realtà sono 95, quindi anche su quello sono stato per difetto. Qui stiamo parlando della capienza dei balconi, non degli ospiti paganti. No, anche una cosa che ho detto, perché comunque sono tutte cose che ho tenuto a più basso. Diciamo. Sì. Le tenute basse anche, cioè
probabilmente il momento più esatto sono circa 300, quindi sono andato su 200. Con uno spettacolo ulteriore, anziché considerare 95, considerare 200. Quindi diciamo che alla fine 200 è una stima un po' ottimistica dei posti di pagamento. Sì. Sono 1000 un chilometro. Un chilometro considerato diciamo, fino a 2 km di esterno, e quindi 200 persone di 100 litri, considerate due lati, quindi per 10 sono 2000. Considerato, se consideriamo 15 euro a posto, vengono 30.000 euro. Ma scusami, ripetimi, 2000 sono i paganti? I possibili posti paganti. Sì, paganti. Sì. Non è, però posso considerare, quando ci lo stanno, stadio San Nicola di Bari, Capienza, 60.000 posti. Poi ci posso fuori, ovviamente, che erano 1.000 persone per sì. Però Capienza, 1.000 posti. Ma secondo me poi non ha calcolato un 10%. 10-20% di case, di posti. Questo però lo può spiegare, noi possiamo moltiplicare per 4. Quindi, diciamo, secondo me, solo andando sui posti, tu sei un bilancio di 120.000 euro, che però esclude tutte le altre faccende che si generano da discorso caffè, sponsor, sì. Queste sono solo le entrate dei biglietti. Esatto, secondo me dovrebbero essere almeno, cioè, il business plan dovrebbe almeno essere altrettanto. Sì. Quindi diciamo che potremmo ragionare un momento, stai parlando di un business che potrebbe andare su 200.000 euro all'inizio del campionato. Però non so se facendo poi stabilendo un'idea di grandezza, a cui io comunque dove una variabilità 30-35%, insomma, cosa del genere, possono essere, ti dico 200.000 euro, possono essere 100.000, 800.000. Che non sono 200.000 euro che vanno in tasca al comune, però sono 200.000 euro che vanno in che parte in tasca ai cittadini, metà fra altri cittadini imprenditori e parte anche a indotto, servizi, cioè cose del genere. Sì. No, cioè, secondo me se riesci a ottenere il 100%, ma secondo me all'inizio se raggiunge il 10%, secondo me è chiaro. Anche perché dico, secondo me tu devi valutare una buona fetta di persone che magari c'è diciamo, col palazzo, non lo usano o che non vogliono persone, o che il discorso proprio dell'affiliazione. Io dico, questa qua è una stima a 5 anni. Sì. Allora, io dico, però secondo me è quello progettuale, tu devi partire dal peggio. Sì, no, vabbè, è lo progettuale mio, il tempo. Però se io voglio parlare di questa qua... È lo stesso. Voi avete conoscete il business model canvas? Perché secondo me una cosa che si potrebbe fare è proprio cercare di capire chi c'è in questo business model canvas e come agisce, come si può organizzare, perché quel canvas è
è così. E se questi sono i costs, queste costs e queste revenues. Revenues. Qui abbiamo detto che sono 200.000 euro. In quanto tempo? Nei primi 5 anni? Solamente, queste sono, diciamo che erano solo le gli incassi dei biglietti. Del modello Airbnb. Sì, ma dei biglietti, solo per i biglietti. Però poi abbiamo poi anche gli incassi per... cioè secondo me è una capienza massima. Se ti ho detto che... Tu devi fare il massimo che puoi fare, devi calcolare il 70%. Cioè la capienza... Se io ho asse, riempire tutti i balconi del corso, la massima capienza, secondo me ci attestiamo sui... 3.500 posti. Cioè, ma tutti i balconi? Per questo che consideriamo utilizzabile? Tutti i balconi? Tutti i ragazzi? Ma aspetta, non sono una massa capienza, nel senso stipati in maniera. No, cioè, proprio a volete che. A fare il record di. No, non è proprio fisico. La massa capienza. Con densità ragionevole, considerata la piena occupazione di tutti gli spazi del percorso utile, è di 5.500 posti. Io ho considerato una situazione di presenza comoda, di possibili paganti, cioè è il 100% possibile di pagare, esattamente come mi è chiaro che è però... Allora se tu raggiungi un top che puoi raggiungere, secondo me è del 70%, esatto, non lo puoi raggiungere, quindi se non sono già quanto 200.000 euro, cioè tu dici che sul 100% in condizioni decenti raggiungi 200.000 euro, siccome secondo me il 100% è impossibile da raggiungere, tu paghi al 70% come obiettivo massimo. Sì, beh, 100.000 euro. Sì. Però come dire, ho detto che è stato quello. Sì, sì. Mi lo segno perché non mi ricordo bene come, che cosa ci sono le varie caselle. Ma per esempio, quindi tu dici non sono 200.000 ma sono 170.000, 150.000. 50, però solo dall'affitto. Sì, dagli incassi dei biglietti per Airbnb. A domenica, cioè secondo aspirante. Poi tra l'altro bisogna fare una media, aspettate magari la sfilata anche per nessuno. Sì. No, aspetta, quello di 250.000 euro è il totale. Ah, il totale. Va bene. Poi ci sono gli incassi per questi qua, turisti nomadi, ma sono incassi diversi da questi perché sono sempre, fa parte della capienza. Non è questo. Quelli diversi sono quelli Rete Caffè. Sono caffè sponsor organizzazione perché sono incassi terrazzi, eventi all'atere.
E poi ci sono incassi sponsor. Le risorse. Sono, abbiamo detto, quanto abbiamo detto di capienza? 10% della capienza di 300, di 30, 35, 3.500 persone? No. Abbiamo considerato il 20% di capienza? Diciamo massimo 70, secondo me di no. Partenza 13. Un anno, cioè, come, possiamo fare una scala, possiamo considerare un anno, possiamo fare una cosa sui 5 anni, sì. 10, 20... Dal 10 al 70% di 3.500. No, 2.000. 3.500 hai detto che sono? 3.500 sono il totale dei posti. Ah, di 2.000. Cioè, 2.000 sono i posti aggiornamente occupabili da pagare. Sì. 3.500 è proprio... la massa complessiva di posti disponibili. Sì, sì, sì. Cioè proprio il piglio. Sì, sì, sì. 2.000 sono quelli di diciamo, a scrivere considerabili per i paganti. Qui ci sono. Cioè da andando a dire, poi mi stiamo facendo il conto sulle proprietà, però c'è anche un discorso che magari all'inizio. Cioè non c'è la domanda all'inizio, sorry? Non c'è la domanda, cioè non abbiamo tutti i posti disponibili, però la domanda. No, la domanda non c'è perché nessuno sa che si può fare. I key partner qui sono, abbiamo detto che possono essere i locali, come si dice, caffè e restaurant. Gli sponsor locali, quelli che fanno questi servizi qua, supporto, pulizia, cos'altro? E poi key activities. Sono coordinamento, supporto, booking. Cos'altro? Le attività. Comunicazione. Comunicazione. O marketing. Ma in genere diciamo comunicazione. Cos'è che vogliamo offrire noi? Dove è il rosso? Vogliamo offrire l'esperienza del carnevale a casa tua. No, sì. Reale del carnevale.
anche vogliamo proporre una, come si dice, un rapporto più intenso fra l'ospitante e l'ospite. In danese e il resto sì, cioè attivare la comunità danese. Sì. Attivare è un bel termine perché praticamente costringe anche la comunità quotidianese a, cioè, a diventare, posso, ad aprirsi. Secondo me anche come dire, non attivare la memoria, ma sì, forse anche attivare la memoria, attivare, cioè intensificare la conoscenza del carnevale, dare una conoscenza più intensa, augmented, conoscenza aumentata. Sì, ma anche perché poi costringe anche i putignanesi a capirci meglio qualche cosa del carnevale. Ma aumentare la conoscenza proprio di Putignano, perché quando tu offri i cibi locali, le cose... Sì, che cos'è il carnevale, insomma. Ma chiedere, cioè, la conoscenza, la cultura proprio anche, perché cioè, tu vai nel balcone, cioè, lo vedi il carnevale, ma tu vai nel balcone delle persone, perché così, come dicevamo prima, hai un senso di che tipo di battute fanno questi qua, che tipo di... anche cosa mangiano, ma anche che cosa... Magari uno può dire, madonna che cozzolata spaventosa, sti putignanesi, se esce con il cetriolo, come faceva, sai, il film di Benigni, di Torisi, ti ricordi che c'era il cetriolo? Ricomincia da tre. Però, insomma, cioè, se viene un milanese, viene qua e poi dice, wow, terrun. Però, diciamo, trasmettere la conoscenza di una cultura. Sì. Magari con la marketing se vogliamo un po' svenire, nel senso che quando si fa poi. Facciamo comunicazione, che suona meglio. E poi possiamo fare anche il carnevale diffuso, perché dicevamo... Ah, sì. Il fondo del carnevale. E poi io metterei così, innovazione sociale. Innovazione sociale. Nel senso che alla fine vuole... Cioè, dopo secoli, decenni, comunque inneschi e offri al di là che poi vuoi che ne va, però l'idea di un modello diverso, no? Sì. L'idea di dire, cioè, questo cacchio, cioè, si può fare dell'altra roba, cioè dello stesso oggetto, però quando io cerco, cioè, uno scopo che all'interno di un processo produttivo che mi ha portato sempre a produrre un bene, poi scopo che lo scarto di quel processo produttivo in realtà mi serve per produrre un'altra cosa. Non l'ho buttato e adesso genera valore. Sì. Non è che sto stressando il processo. All'interno del suo processo mi sto ricavando un altro beneficio. Sì, sì. Diciamo, mentre questi qua, magari questi qua li puoi vendere come valore, i primi. L'ultimo è molto generico, però sì, quelli di prima. Cioè penso che in qualche modo, soprattutto se vai a ragionare. Del genere, è un
per le ultime questioni, no? Però se invece io lo trappongo a un'istituzione, sì. Invece è un valore politico, diciamo. E poi qui ci mette customer relationship. Quando dici io non voglio i soldi per questa cosa, io voglio fare un co-branding, no? Per quanto riguarda customer relationship, questo è praticamente è il rapporto diretto fra visitatori e ospiti. Contatto diretto. E poi se consideriamo come customers anche questi qua, anche Paolo, è diciamo è un come si dice come si dice, supporto al servizio, insomma. Cioè non stiamo semplicemente dicendo a Paolo fatti apri il balcone, ma diciamo anche ti aiutiamo a fare queste cose. I canali. Questa cosa qua, qui va anche menzionato, va anche, come si dice, considerata la questione della fiducia. In alcuni progetti abbiamo parlato di trust gatekeeper, perché questi qua dovrebbero essere in qualche maniera trust gatekeeper, ed è molto importante che si stabilisca in quale maniera si vuole stabilire il trust. Quindi un rapporto fiduciario. Quando abbiamo parlato di nelle key activity di supporto, coordinamento, però cioè l'animazione territoriale. Cioè la fase proprio di animazione territoriale secondo me andrebbe anche cioè, esplicitata e in considerata uno degli aspetti chiave, cioè nel senso che tu quando cioè che noi abbiamo considerato cioè questa cosa qua, no? È una roba che ti porta dal fatto generale alla traccia puntuale legata al singolo individuo, non a caso abbiamo chiamato Filippo, Paolo, no? Tra virgolette c'è un livello intermedio che non è proprio quello dell'animazione territoriale, dove tu fai un lavoro su tutti quanti, cioè vai a citofonare a tutti quanti, li inviti a una riunione, fai un mini evento per poi spiegare questa cosa qua, fai una pubblicità sul giornale locale, insomma tutta sta roba così, che diciamo lì dentro alla fine fai anche fatica a inserirlo perché non è un processo che riguarda
il singolo, cioè l'utente o l'attore, ma è una cosa, cioè meglio, è un'azione di comunità, diciamo, possiamo chiamarla così. Però lì, è sempre, fa parte sì, sempre. Però, lì ha senso scriverla. E poi i canali sono, vabbè, sono le online, diciamo tutte le infrastrutture online, dal booking, dalla pagina di informazioni, i profili, il booking del posto, le carte d'accesso, oppure le app che ti consentono l'accesso. Ma anche magari tipo InfoPoint. InfoPoint, sì. Parlavamo prima dei banchetti. Sì, sì. Che possono essere, come dire, formali e informali, nel senso, può essere, che ne so, che magari nell'URP ti danno le informazioni, o può essere pure che questo qua, sto posto, un posto che formalmente non è niente lì dentro, però questo è un posto dove si possono chiedere informazioni, ci si può interfacciare per questa cosa qua, però chiamiamolo InfoPoint, poi possono avere la natura che vogliamo, diciamo. Un altro sono le mappe personalizzate. Sì. E guarda, anche io metterei anche il passaparola. Nel senso che, sai, se lo fa uno, lo fa il vicino, io magari alla fine posso saperlo dal mio vicino che lo fa. Anzi, forse paradossalmente sarà la cosa più potente, cioè. Customer segments sono questi, sono visitors, che sono ora incomincio a trasformare tutto quanto in inglese. Ma tu pensi in italiano o in inglese? A volte in inglese. Quando io incomincio a mettere una parola inglese nel discorso, te ne vai sull'inglese. Il cervello si se ne va sull'inglese. Aspetta che devo vedere. Era bella pesante? Sì, ma no, sai cosa è che quando c'è questa rossa che è un pomodoro, quindi non è pesantissima. No, fra le sì, cioè non ci sono giorni, insomma, diciamo che senza più pure. Tu hai mangiato a casa? I visitor possono essere singles and families. E daglie, vabbè, famiglie. Cosa significherà? Famiglie, con la I o senza I? Giusto. Con la I. E anche gruppi. E gruppi. E poi l'altro... Stiamo parlando di tutto. Sì, in genere, perché poi abbiamo un po'. E poi ci sono i proprietari della, come si dice, come li abbiamo chiamati? Gli ospiti. Sì. Probabilmente questi qua sono anche dei clienti, perché il caffè e il ristorante sono anche. Ristorante. No, lascia. E poi eventualmente anche gli sponsor per gli eventi. Sì, in realtà esatto, cioè, già sul caffè te ne è andato sull'inglese. Sì. Sì. E l'ultima cosa che c'è rimasta da vedere qua sono quali sono le spese. Ci sono le spese di attivazione, poi ci sono. Come si dice,
la pagina, le pagine online, come si dice, la... Portale, la piattaforma. Sì. No, poi, portale si usa quando parli... Sì, sì. No, sì, nel senso, cioè, quando sono... Non esiste. No, esisteva. Esisteva. Mai usato. Vabbè, la Wind, ok. No, qua sono grandi siti di accesso. Booking system, comunicazione. Comunicazione. Questo, il portale è... ha due aspetti, cioè il portale sono progettazione, sì. Progetto più maintenance. Mm. Booking system, comunicazione, vabbè, poi ci sono, cioè in realtà, che ne so... Anche la, in teoria anche l'animazione in teoria ha un costo, in teoria anche anche gli aspetti amministrativi per esempio possono avere un costo, però. Amministrazione e poi i servizi aggiuntivi, cioè logistica. I servizi aggiuntivi, pensavo quello delle pulizie per esempio. Sì, per esempio. Sì. Eh sì, è quella, sì. Questi possono essere la pulizia, l'ingegnere per... sì. Pulizie, perizie. Autorizzazione, va bene, però scrivi business model canvas sopra, eh? Così facciamo in italiano? Modello, no, non credo. Tessuto di modello di affari, tessuto canvas, canvas ma canvas non è che non è che il nome di una persona, no, boh, no. No, canvas è, il canvas sarebbe non è proprio il tessuto ma il telaio del modello di affari. Secondo me canvas penso che si traduca come Tipo il telaio. Non me l'ho mai chiesto. Va bene, ma te lo dico. Lattina, tela, dice. Sì. Tela di canapa, canvas, infatti sapevo che era il tela di canapa. Però penso che si riferisca soprattutto all'intreccio della... Trama, diciamo. La trama, sì. Va buono. Guarda, in realtà... Ora siamo un po' stanchi perché... Allora, sì, vabbè. Però guarda, cioè, per me no... Cioè io questo è un po' quello che volevo fare, nel senso... Come dire... Esplodere, distribuire, cioè come dire, chiarire un po' le questioni, gli aspetti, metterli in ordine, no? Esatto. Poi magari voglio dire, l'altra cosa che dovremmo fare è che, cioè, per esempio, adesso mi sta venendo in mente, secondo me sarebbe interessante fare, cioè forse una maniera per arrivare a questa cosa qua, è individuare degli investitori privati con i quali presentarsi a un investitore pubblico tipo la regione proponendolo come in qualche modo anche progetto pilota perché credo che abbia tutta la dignità per
essere un progetto pilota nell'ambito della fruizione dei servizi turistici, legati agli eventi, eccetera, eccetera. E fare anche un'attività di, come dire, co-marketing, co-branding, se ci sono, ma tra l'altro la regione le prevede, le finanze, dicendo: guarda, io questa cosa, cioè, io ci investo di mio, tu ci investi come attore impegnato nella promozione del territorio, facciamo quest'anno un esperimento per vedere se funziona. Cioè, secondo me si può fare, però diciamo, ha senso fare questo passaggio da investitori locali, perché intanto gli dai comunque una prospettiva che si mantiene su risorse, diciamo, private e locali, sì. E così facendo, come dire, ti presenti anche in modo migliore all'ente pubblico, perché non è una questua su un tentativo a fondo perduto, che poi magari, come al solito, cioè, se va bene va bene, se va male chi se ne frega, cioè, e invece, cioè, tu dimostri anche una un'intenzione di rischio imprenditoriale, insomma, comunque di chi possono essere gli investitori. Guarda, io pensavo sempre anche adesso la banca. La banca di credito cooperativo di Putignano, che è da poco costituita, voglio dire, è un attore locale, cioè un attore economico locale forte. Tra l'altro, voglio dire, tutto molto impostato su una logica di promozione e sviluppo del territorio, anche magari sulla base di progetti, cioè di imprese giovanili, di autoimpresa, e mi sembra il caso, cioè, perfettamente di questa roba qua. Poi potrebbero essere anche, che ne so, degli operatori, non so, anche del sistema turistico, locale, magari con quote, diciamo, minori, però comunque, cioè, come una dimostrazione di capacità di aggregare intorno a un progetto, cioè, immagino, ci sono dei tour operator, delle agenzie di viaggi, dei ristoranti, anche dei vabbè, purtroppo Putignano non ha la ricettività di grande dimensione. Però non è nemmeno detto che debba essere di Putignano, perché per esempio, per dire, c'è l'Hotel La Grave, la Chiesa di Chietri, che sono sulla Putignano Castellano, sulla Putignano Albero Bello, ma di fatto sono quelli che poi raccolgono tutti i turisti del Carnevale, per cui anche loro ci potrebbero stare dentro. Potrebbe rivedere se ci sono qualcuno di loro, per esempio gli hotel potrebbero essere key partners nel business model, perché potrebbero essere anche coordinatori di questa cosa, cioè nel senso che per esempio quando il turista arriva a Putignano o prenota l'hotel può dire: guarda che puoi anche per vedere il carnevale, dice: guarda che te lo puoi vedere anche sui balconi. È un pacchetto, che tu cioè questa cosa qua negli hotel, cioè il turista che viene nel periodo del carnevale in qualsiasi hotel, non solo di Putignano ma perlomeno della provincia di Bari, dovrebbe avere questa come opzione privilegiata di esperienza nel territorio, cioè se io sto nella zona di febbraio in provincia di Bari, considerato pure che è una zona, diciamo, totalmente morta rispetto a qualsiasi altra forma di attrattività turistica, io, cioè, devo assolutamente considerare questa come la più interessante esperienza da poter fare, cioè in un territorio con un raggio di perlomeno 100-150 km. Sì. Sono le 5. Vabbè, intanto magari facciamo un attimo di pausa. Vado un attimo. Aperto. Niente, allora riprendiamo brevemente per concludere. Quindi abbiamo messo a punto, diciamo, l'esploso di tutte le cose che ci siamo
detti, che è un po' l'obiettivo che volevamo raggiungere, quindi quello di mettere su un piano, sistematizzare tutte quante le questioni, diciamo, tecniche e in qualche modo anche culturali, sociali che ci siamo detti. E in più abbiamo fatto anche un ulteriore passaggio, abbiamo considerato un business model canvas e l'abbiamo riempito in tutte le sue parti, e questo ci permetterà anche di approcciare l'aspetto, come dire, imprenditoriale, comunque di business della faccenda, eventualmente avere uno strumento che ci faciliti nella composizione di un progetto reale e anche nella presentazione di questo. Quindi con questo un po' chiudiamo questa seconda e ultima giornata di questo workshop finale con il tutoraggio di Nicola Morelli, che ringraziamo, e ci diamo appuntamento al 12, che è venerdì prossimo, a Ceglia, la masseria Lo Iazzo, che è un po' la sede, cioè, principale di questo laboratorio, con Emanuela Mancino, che in qualche modo terrà una sorta di postfazione, se vogliamo, a tutto il laboratorio, cercando poi di cogliere gli aspetti, diciamo, di senso e di sintesi di tutti quanti i lavori svolti fino adesso. Buona serata.